Ma che mi sono comprata da Primark? Il mondo! Ciao a tutti, bentrovati, bentornati in questo nuovo video! Sono andata finalmente, sono riuscita a tornare da Primark. Ci ho provato per ben altre 2 volte. Negli ultimi 2 mesi non ero mai riuscita a entrare, per un motivo o per un altro. Allora, oggi, proprio oggi, complice il fatto che ero in zona. Ero all'Eur e in pausa pranzo sono riuscita a fare un salto da Primark e vi faccio vedere che cosa ho comprato. Le bussone di Primark, ogni volta che vado lì me ne appioppano una, anche perché sembra che se non le prendete muore qualcuno, però io le utilizzo parecchio e sono molto comode queste qui. Alla fine penso che una di queste di questo colore le userò proprio in lavanderia come cesto dei panni sporchi e della biancheria da sistemare, ma vabbè, questo è un altro film. Allora, intanto vi faccio vedere le immagini di Primark che ho girato e poi ci ritroviamo qui per così vi mostro effettivamente due bussone, così questa e l'altra. Eccola, c'è pure l'altra. Che cosa ho preso mai? Un sacco di cose. Stay tuned. Ciao, buongiorno, spero che mi sentiate. Allora, se non mi sentite mettere i sottotitoli. Sono al centro commerciale Massimo di Roma, che è, credo, il più grande di Roma oggi, sulla via Laurentina. Sono in pausa pranzo, il mio ufficio non è molto lontano da qua e quindi ho deciso di venire perché voglio, sì, ok, il percorso giusto, voglio andare da Primark, che ce l'ho proprio di. Immagini, Primark era già abbastanza addobbato per Natale. Devo dire che mi aspettavo di trovare anche molte, molte più cose. Mi aspettavo di trovare proprio le vetrine esterne addobbate, perché qua prende sempre prima. Tra un po', l'albero di Natale lo faremo a Ferragosto. Si sta un pochino esagerando. Comunque, diciamo che adesso che siamo verso la seconda metà di novembre, si può iniziare davvero a pensare al Natale. E quindi è giusto, giusto fare un salto da Primark per chi ce l'ha, per chi ha la fortuna di averlo. Io ho aspettato un bel po' di anni, io come tutti i romani, mi sembrava abbastanza strano che non arrivasse a Roma Primark, che ci snobbasse così. Infatti, alla fine hanno aperto e hanno fatto bene. Allora, ho fatto un sacco di affari, mi servivano delle cose a me e ai ragazzi, vi mostrerò l'uno e l'altro. Non ho speso poco perché io ho speso quasi 200 euro, però ora vi farò vedere tutto quello che ho preso se fossi andata da Adidas, da Nike, da Reebok per i ragazzi o piumini, non so, da Original Marines, non so chi faccia piumini adatti, insomma, vabbè. Da Zara, ma anche se fossi andata da Zara a prendere le cose per i miei figli, ma anche per me, penso avrei speso il triplo. Quindi, premesso che Primark ha delle cose molto low cost, quando state là comprate più di quello che vi serve perché siete invogliati, però tutto sommato le cose, alcune cose sono valide, meritano. Altre cose, diciamo che per l'abbigliamento da donna normale per uscire, io, a parte un vestito estivo che presi, un bel vestito verde smeraldo che presi la scorsa estate,
Non è che sono stata attratta pure stavolta da niente, proprio da niente, però forse andavo anche un po' di fretta. Ma per l'intimo, l'abbigliamento da casa, per le tute, i pigiami, per l'abbigliamento da battaglia dei ragazzi, se avete dei figli adolescenti, anche femmine, non solo maschietti, femminucce, ci sono tante cose carine, soprattutto se avete bambini piccoli, perché il reparto piccoli kids è molto molto valido, e uscendo ho visto anche il reparto casa che merita. La prossima volta che torno voglio dare un'occhiata. Vabbè, bando alle ciance. Allora, io mi sono presa un po' di pigiami per me, perché arriva il momento in cui la stagione fa un po' freddino, un po' più freddino. Spero dopo Natale, tra Natale e Capodanno, di partire. Voglio di niente, spero che mi servano pigiami caldi. E era un po' assicco, quindi vi faccio vedere una cosa che dovrei levare, però non lo voglio levare perché lo voglio provare, che io l'ho preso non solo come pigiama. Vi devo dire la verità, io sono capace, questo pigiama, perché è un pigiama, di mettermelo anche per uscire come tuta, non dico per andare in ufficio, per carità, ma arriverò anche a quel punto perché sto su una strada che proprio vabbè. Ma io non parlo. Ma per andare a fare la spesa, per andare da McDonald's, per andare a fare una passeggiata, ma io questa me la metto. Beh, è grande però, è una S, ma com'è così grande? Vabbè, è in pigiama. Allora, morbidissimo, sembra un vellutino, è dentro felpato, pagato 10 euro tutto, pure il pantalone. Il pantalone è fatto così. Questo qual è il davanti e dietro, questo è il davanti, così. E vi faccio vedere la gamba, che sinceramente neanche l'ho vista. Vabbè, la gamba è con il polsino. Questo colore a me piace da impazzire. Io ultimamente quest'inverno ho preso molte cose sul bordeaux, sul vino, color vino, cioè molte, molte cose, una tuta, molte cose, vabbè. Questo è un melanzana, colore che io credo di non avere nel mio guardaroba. E allora, secondo me questa la posso portare solo come tuta, perché penso come pigiama mi squaglio. Comunque 10 euro la lasciavo lì, no. No, poi andiamo avanti. Qua che c'è? Voglio prima farvi vedere le cose mie, queste invece no, sono dei ragazzi, o è mia? No, questa non lo so per chi è questa, ma questa è mia, cioè la posso dare ai ragazzi, una cosa del genere? No, questa è mia. Questa è mia, che taglia è? Taglia S, sì. Allora, c'era il reparto delle felpe di Natale, maglioni di Natale, insomma, io mi sono presa questa. Mi sono presa questa di Naughty, Naughty and Nice, cioè di Mickey Mouse, che è comoda. Devo dire, i tagli sono grandi, questa è una S, però insomma, voglio che calza M. Addirittura hanno la 2XS, la XXS, la S fino a L, XL, XXL, credo anche la terza L. Cioè, le taglie sono enormi. Questa è una S molto molto comoda. Quanto l'ho pagata? 12 euro. Quindi questa per le serate in casa Natale, per la foto sotto l'albero, la foto instagrammabile, quella. Poi vediamo un po', queste mi sembrano cose dei ragazzi, sì, ma ve le farò vedere, ve le faccio vedere sicuramente, però voglio finire di farvi vedere le cosette per me. Diciamo che per me ho, scusate, devo aprire qua, per me ho preso appunto pigiami, questa felpa, un altro pigiama, ho preso un completino intimo, comodo, non vi aspettate cose sexy ormai, basta, cose comode, calzini, pantofole, pantofole, pantofola a calzino ho preso. E poi forse qualche altra cosa che magari mi sfugge e che uscirà fuori. Allora, ecco la pantofolina. Dunque, mi è cresciuto il piede, non so questa che taglia sia, boh, io ho fatto un po' occhio. Queste mi sembrano molto carine perché sono peloso, pelosette il giusto, ma sono rivestite, cioè sono delle slipper, però sono delle slipper socks, cioè dei calzini per dormire, ma in realtà sono pantofoline, sono delle ballerine che hanno questo fondo, ecco, lo vedete? Bello rigido. Queste una volta che si mettono in lavatrice è la fine, però boh, magari le laverò a mano. 2,50 euro.
Mi ha sbagliato un po' il trucco. Vabbè, voi non ci fate caso che io in questo video sto abbastanza friccicarella. Saprete tutto a breve, presto, presto, saprete tante, tante novità. Anzi, mettiamo l'indizio del video in questo punto. Chi mi scrive nei commenti, perché voglio vedere se voi mi seguite, eh? Chi mi scrive nei commenti news riceverà un regalo speciale da me. Una cosa, lo ripeto, molto, molto personale. Non mi deludete. E non vi tirate indietro quando vincete. Passiamo alle minacce. Allora, qui la cosa diventa lunga, ragazzi. Neanche riesco a tirare fuori le cose che ho comprato. Completino intimo, color mauve. Matching set, 6 euro. Non a tutto. Allora, io era un matching set e la mutanda mi sembra un po' grandina, devo dire la verità. Ma non perché io sia secca, io sono normale. Però vi dico, insomma, le taglie secondo me sono abbondanti. Comunque era matching sopra. Grazie a Dio ancora la natura non mi ha, cioè ci sta la roba, e quindi a me sopra serviva minimo una media, cioè se no io non sopporto più niente, io non sopporto più i reggiseni tradizionali col ferretto, sto portando solo brassiere praticamente, non sopporto più niente. Però insomma, questo è un pochino elasticizzato, è da sport, e questa è lo slip, che è una mutanda, proprio una mutanda. Però sapete, siccome poi si restringono a vita altina, per cui per chi come me ha il taglio del cesareo questa va bene, perché a vita bassa io non posso più, se può. È carina, insomma, molto 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 carina, ed è con plastica riciclata, quindi economia circolare. C'erano molte molte cose con plastica riciclata. Anche Faberlic, nel suo catalogo di abbigliamento di Buramikov, insomma, quello invernale, c'ha tantissime cose con la plastica riciclata. Vabbè, andiamo avanti, perché credo che forse le cose mie verranno fuori dopo. Vi faccio vedere. Reparto uomo, ormai i miei figli li devo vestire in reparto uomo, oggi ho avuto questo shock. Prima vestivo in reparto teens, cioè fino, no, da Primark uomo direttamente. Però insomma, tutto sommato, nel reparto uomo, essendoci anche taglie piccole, molto piccole, dalla XS, voi trovate cose per una donna minuta, cioè questi anzi forse pure grandi. Dei pantaloni felpati a prezzi, cioè guardate, dateci un occhio, a prezzi ma veramente ridicoli, 7 euro un pantalone felpato. E le felpe di Primark sono buone, il cotone degli t-shirt è eccezionale, ma è eccezionale veramente, è proprio quel cotone solido. Poi un po' di felpe per loro, ma insomma unisex, queste pure da donna possono essere. Allora, la felpa della PlayStation, ecco, questa forse è la cosa che costava di più di tutte, perché è un trademark, no? Quindi qui c'è la licenza della PlayStation, i miei figli musa litigheranno questa, forse gliene devo prendere due. Questa l'ho presa un po' più grande, così almeno ci faranno un po' tutti e due, in crescendo io compro le cose, ed è una taglia M. Questa è una M, insomma, diciamo che si vede, e questa a 14 euro. Facciamo così che organizzo di là le loro cose. Poi, questa è una felpa basic, cioè questa è proprio di Primark, però devo dire che il cotone è lo stesso, è identico, e quindi queste sono quelle proprio da battaglia, senza pretese. Questo è un bel color senape, vi dirò che questa me la stavo per prendere pure io, ma non è detto che non diventi mia. Allora, questa 10 euro, guardate che il cotone... Queste sono pesanti, sono belle pesanti, e questa mi piace molto perché c'ha queste tasche a marsupio, che poi in realtà c'è la zip dentro, ma simulano la tasca a marsupio. Questa è una S, vi dirò che per me è pure grande, cioè 10 euro una felpa, ma quando mai? Ma neanche dai cinesi. Poi questa è della NASA, quindi forse non litigano, ed è, che taglio ho preso qua? Un'altra M, 2M, perché io ho preso, vabbè, ma tanti miei calzano la stessa cosa. Questa anche molto molto carina, e questa c'ha il marsupio vero, vedete? Anche questa è bella con il logo, insomma, registrato, e anche questa
14 euro. E tra l'altro vi dirò che di questa mi piace molto anche questo colore così beciolino. Qui c'è lo scontrino, poi veniamo a... torniamo un attimo a me. Il pigiama di Natale. Allora, io per me ho preso, ora sulla taglia devo dire che non so, perché non l'ho aperto lì, non c'erano mostrati, quindi io ho preso una S. Questo è un pigiama di topolino che vedete a manica lunga, pagato, quanto l'ho pagato questo? Qui non c'è il prezzo, vediamo un po' se riesco a individuare, guardate che scontrino lungo. Allora, no. 13 dovrebbe essere, no, 13 forse era la felpa. Vediamo se troviamo qualche altra cosa sui 13 euro. O 12 o 13, perché ci sono due prezzi. Mickey, vediamo. Allora, a manica lunga è di cotone, una via di mezzo. Questo sicuramente è quello con cui posso dormire. Però insomma il pigiamino natalizio carino, cioè non è natalizio, in realtà sì, ah no, è natalizio perché qua c'è scritto Merry Christmas. Questa è la maglia, è una S, ma vi dico è comoda, cioè qualunque altro brand questa sarebbe una media, per un brand come Zara, come Tezenis sarebbe infatti T42-44, cioè le taglie nordiche, perché Primark è un brand scandinavo mi pare, vorrei dire una stupidaggine, sono tutte calibrate sui giganti. Vabbè, quindi attenzione, però vi dirò, per i pigiami va bene così, sia perché si sta in casa comodi, sia perché poi quando si lava almeno non si rischia, se fate un lavaggio a 60 gradi, mamma mia, c'è il fiatone che si restringa. Poi calzini per i miei ragazzi, questi sono particolari perché sono sportivi, sono strani, sono veramente strani. Boh, vabbè, glieli metto là, pagati sono 5 paia, 6 euro. Poi un piumino, allora piumino da uomo taglia S, piumino leggero, c'ha anche il suo sacchettino, e questo ora non c'è il cartellino, forse è saltato via, comunque me lo ricordo perfetto, ah no, eccolo, 20 euro, sì, anche questo fatto con plastica riciclabile, riciclata. Vi dirò, questo pure sportivo da donna, cioè io questo lo posso mettere tranquillamente, anzi mi va pure abbondante. C'era anche la taglia più piccola comunque, e c'erano anche diversi colori. I colori, ecco, non c'erano colori femminili perché era nel reparto uomo, ma sicuramente c'è l'equivalente da donna, è che io non mi sono soffermata. Sembra rifinito anche bene, c'ha il suo cappuccio che è inserito però, e considerato il clima che sta facendo adesso, che fa un caldo allucinante, ma piove, questa è la scelta, insomma, indicata. A mio figlio grande serviva il piumino perché quello che ha non gli va più. Allora, poi ho preso due pigiami per loro, io ora questi non ve li faccio proprio vedere, però sono di cotone, manica lunga, e questa è una small, 13 euro, poi dopo li aprirò e vedrò come sono. E poi ne ho preso un altro che mo tirerò fuori, poi gli ho preso un set di 3 slip. Questi non mi ricordo quanto l'ho pagati perché ora non c'è, però 9 euro, una cosa del genere. Poi una polo di un bel rosso fiammante, anche questa l'ho presa in previsione del Natale, da mettere sotto magari a un maglioncino per insomma stare un po' loro le camicie, per carità, mai, però forse una polo ce la facciamo. Taglia S, un bel cotone, di un bel picchè, 4 euro, cioè una polo 4 euro, ma poi c'erano dei bei colori, c'era un giallo lime stupendo. Poi un po' di magliette, proprio queste qua da battaglia, di queste ne ho prese parecchie e stavano tra i 2,50 euro e i 4 euro. E le magliette di Primark io ne ho prese già diverse quest'estate per loro, colorate tutte molto, con colori accesi, i colori sono rimasti spettacolari, non si sono ristrette,
E il cotone è molto, molto valido, eh? Molto valido. Questo è un verde che non so che verde è, un verde d'oliva, ma perché io ho preso questo colore? Vabbè. 4 euro, questa è una XS però, ho alternato, ho preso un po' S e un po' XS. E la prima busta l'hanno fatta fuori. Stiamo tornando. Ho ricominciato con Gomorra, l'ultima serie. Mamma mia, stasera vedo il secondo episodio. Allora, poi questa, guardate che carina questa. Questa è bellissima. Montreal. No, che c'è scritto? Oh, che c'è scritto? Sembra Montreal, ma non è. Montreal Avenue. Montreal. Sì, Montreal. Montreal, Montreal. Allora, questa l'ho pagata 3 euro ed è una S. Queste cose qui sono davvero pratiche, sfiziose, da battaglia, sì, ma non troppo. Ah, ecco, questa è mia. No, vabbè. Cioè, bella grande. Io non ho provato niente. Minnie Mouse. Taglia S. How much? No, io guardo 6 euro. Questa è molto carina. C'erano tante di queste fantasie molto molto simpatiche. C'erano tutte magliette di tutti i personaggi della Disney. Tante cose molto molto sfiziose, ma anche per le bambine. Per le bambine di tutte le età. Poi ho preso questa che è di New York City. Questa è bella, mi piace proprio il colore 3 euro. Un bel colore, come si chiama questo colore qua? Indaco, boh, una cosa del genere. Poi questo verde strano, io proprio, sapete, sono passata lì, ho arranfato. E questa anche è molto molto bella, molto carina. XS 3 euro, Massachusetts. E poi un paio di bianche, ma diverse, e taglie credo anche diverse. O a 2S, boh, insomma, una a manica, una a V e una con scollo tondo. Anche queste venivano, bah, 4 euro. Queste potevano mettere anche meno, secondo me. Comunque sono Muscle Fit. Questa è quella con la V, 4 euro. Queste per dire d'estate per dormire, io dovrei fare un po' di scorta di queste qui. Allora, poi dei pantaloni e un altro pigiama. Ok, sì. Pantaloni da tuta, devo dire che i pantaloni da tuta erano pochi, tantissime felpe, sia con le scritte sia semplici, però pantaloni da tuta abbinati no, pochissimi. Quindi questo verde, le ho abbinate io, questo verde oliva, verde, scusate, militare, taglia S, 6 euro. E la maglietta, praticamente uguale, questa che è. Che maglietta, eh? Ah, vabbè, una maglietta normale, sempre 4 euro, 2,50. Cioè, i prezzi un po' strani perché alcune cose 2 euro, 3 euro, 2,50, 4 euro. Poi c'è un'altra cosa un po' colorata, vediamo cos'è, una maglietta sempre semplice. Ah no, questa c'ha la scritta, questa è molto molto carina, è una S con il PC, un bel rosso vino, 3 euro. Poi c'è, pensavo di aver preso due pantaloni, ah no, sì, due pantaloni, l'altro l'ho fatto vedere, e poi un altro pigiama, 13 euro, questo ve lo faccio vedere aperto, non credo che sia uguale all'altro, ma simile, di cotone anche questo con la maglia a serafino, e qua con il pantalone così, e... Ah, il polsino, anche questo che sembra bello, bello comodo perché i miei figli non si amano, che sono le cose sono strette che li stringono, mamma, no, per carità. Dunque, vi ho fatto vedere tutto. Spero di avervi, insomma, divertito con questo video, spero di avervi dato qualche spunto. Se avete dei figli adolescenti, mi raccomando, cioè... Dateci un occhio, se avete anche, se vi serve un abbigliamento diciamo un po' più sportivo, ma da battaglia, perché le cose sono davvero buone e non si trovano a questi prezzi delle cose che poi vi durino nel tempo. Io vi ringrazio tantissimo di avermi seguita e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao! Ah!
chi arriva fino qua vincerà una cosa in più, che poi vedremo cosa sarà. Ah no, mi dimenticavo, dunque, io mi sono spruzzata, come avrete visto nel video, il profumo rosa purpurea. E ancora si sente tantissimo. Quando sono entrata in macchina un po' si sentiva, nel braccio si sente, ma vi ripeto, me ne hanno spruzzato pochissimo, quindi questo è un profumo interessante da tenere sotto controllo, perché secondo me è fatto bene. Lo riproverò sicuramente, oppure se sono pazza come me, insomma, botta matta, quando mi capita, o online mi prendo lo sghiribizzo, prendo, ordino. Ma poi una confezione, un packaging, quello con un po' vintage che ha la pompetta, quello soprattutto mi attira, soprattutto quello. Vabbè, comunque, bacio.